quelli che ti incolorano. Essere geloso è comodo, sì. Allora, questa manovra introduce elementi di redistribuzione del reddito, gli 80 euro l'abbiamo già detti, poi c'è il bonus bebè, altre cose di cui parleremo dopo. Però, Giorgia Meloni, com'è possibile che da una manovra che ha queste ambizioni rimangano fuori categorie sociali come quelle che abbiamo appena visto, i pensionati? Allora, la prima questione Si parla tanto sempre di pensioni d'oro, tagliamo ci gli arrivo, sprechi. Ci arrivo, Ecco, ci arrivo. poi però invece le pensioni sono anche Allora, queste. la prima cosa che voglio dire è che gli 80 euro non erano un'operazione di equità, era un investimento elettorale, sarebbero stati un'operazione di equità se il governo avesse scelto di dare 80 euro a tutti gli italiani che campano con fino a 1.500 euro al mese, invece il governo ha scelto di aiutare alcuni e non aiutare gli altri. Tra quelli che sceglie di non aiutare ci sono i pensionati minimi, i pensionati sociali. Lo Stato italiano ritiene che un anziano possa vivere con 480 euro al mese, 503 euro per la pensione minima, è un altro degli effetti di questa strabiliante Europa e di questo strabiliante euro nel quale ci troviamo, perché prima dell'avvento dell'euro la pensione minima era 1 milione di lire, che era come potere d'acquisto molto di più degli attuali 480 euro. Ed è curioso perché è lo stesso Stato che poi spende 30 euro al giorno per ogni immigrato richiedente asilo che arriva in Italia, che sono 900 euro al mese, che sono quasi il doppio di quanto si spende per la pensione sociale dei nostri anziani. Il punto è, c'era un modo per cercare di aumentare le pensioni minime, le pensioni sociali? Secondo me un modo c'era, io l'ho normato. Come si copriva una misura del genere? Si copriva una misura del genere tagliando le pensioni assolutamente ingiustificate e spropositate di quelli che oggi prendono delle pensioni che sono vergognose per questo tempo. Pensioni figlie di un sistema infame e di pieghe nella legge del retributivo, che arrivano 10, 20, 30, 40, 50 mila euro al mese, 90 mila euro al mese, per le quali chiaramente non si sono pagati i contributi, dice no, sono una nicchia, non sono una nicchia. In Italia quelli che prendono una pensione più alta di 5 mila euro al mese costano 14 miliardi di euro allo Stato. Allora io ho fatto una protestina sulla quale però sono stata abbandonata, diciamo così, da sola, sia dai partiti, Partito Democratico in testa, e devo dire non ho avuto grande solidarietà neanche dal mondo sindacale, per dire possiamo ricalcolare con contributivo la quota che eccede i 5.000 euro al mese? No, perché se lo Stato ritiene che un anziano possa vivere con 480 euro potrà ben vivere anche con 5.000, e se non ha versato i contributi per la parte che eccede i 5.000 facciamo che la parte che eccede la tagliamo e ci andiamo a aiutare le pensioni minime, le pensioni sociali, le pensioni di invalidità e tutti gli italiani abbandonati. Bocciata all'unanimità delle forze politiche. Una bella soddisfazione. Partito Democratico in testa. Sì. Dico di più, nella legge di stabilità non è vero che non si interviene sulle pensioni. C'è qualcosa che peggiorerà le pensioni future. Si sposta al 10 il versamento? No, al di là dello spostamento del 10 al versamento. Noi oggi siamo in sistema contributivo. Il sistema contributivo è un sistema in forza del quale avremo domani delle pensioni molto peggiori di quelle che ci sono oggi. Oggi di media l'80% delle ultime retribuzioni, domani sarà il 40% delle ultime retribuzioni. Lo Stato ti ha detto, fatti una pensione integrativa, ti incentivo a fare una pensione integrativa. Nella legge di stabilità c'è una splendida normetta che fa passare la tassazione sui proventi dei fondi della previdenza integrativa dall'11 al 20%. Aggiungo, il TFR che domani sarà una integrazione solida della pensione, intanto lo tassano così di default al 17%, via. E se dovessi decidere di metterlo in busta paga, se ti va bene, al 23% e ti modifica i criteri. Se dico un'ultimissima cosa, giuro, posto zitta. Attenzione a questa proposta che gira di modificare i criteri ISEE per l'accesso alla pensione minima, all'adeguamento minimo, sociali, una serie di servizi per sociali, le persone più disagiate, diciamo, si dice no? che a fronte della modifica degli estimi catastali delle case, domani il patrimonio possa entrare nel reddito ISEE, per cui l'anziano pensionato minimo che si è pagato 30 anni di mutuo, che hanno bastonato con la TASI, eccetera, eccetera, rischia pure di perdere l'integrazione al minimo perché c'ha casa, e mi sembra un po' troppo. Sì, Cornuti e Macciati. Poi rispondo così, voglio sentire il professor De Nicola però, su questo e su che cosa non funziona della manovra. Abbiamo l'ultimo blocco nel quale parleremo.